Ho voluto realizzare questo breve video perché volevo rendere tutti partecipi di una sorprendente scoperta che ho fatto riguardo la celeberrima favola della Bella Addormentata nel bosco. È successo che alcuni giorni fa, siccome si era in pieno periodo natalizio, desiderando trascorrere un'oretta in serenità e distensione davanti alla TV, mi sono guardato il film di Walt Disney, La Bella Addormentata nel bosco. A un certo punto, mentre guardavo il film, all'improvviso ho avuto come una folgorazione che mi ha fatto quasi fare un salto sulla sedia, perché ho constatato come la favola della Bella Addormentata sia incredibilmente simile alla storia di Gesù, dalla nascita alla morte. Almeno per quanto riguarda i fatti principali, i più salienti. Vediamo un attimo insieme questo discorso. Allora, la favola inizia con la nascita della principessina Aurora. Quindi abbiamo il re e la regina che ricevono nella loro corte, nel loro castello, nobili, cavalieri, cortigiani, popolo, che si recano tutti a omaggiare e festeggiare la nascita della principessina. Quindi già in questo noi possiamo vedere Gesù, Giuseppe e Maria che, appena nato Gesù, ricevono i pastori, il popolo, che vengono a rendere omaggio al Gesù bambino. Nella favola poi arrivano le tre buone fate, ognuna delle quali fa un preziosissimo dono alla principessina. Analogamente, nella vita di Gesù poi abbiamo l'arrivo dei tre re magi che portano anche loro dei doni a Gesù, oro, incenso e mirra, come sappiamo. Nella favola arriva all'improvviso la fata malefica, la quale, adirata per non essere stata invitata anche lei ai festeggiamenti della nascita della principessina, perché lei era cattiva e nessuno la voleva, scaglia la famosa maledizione sulla principessina, secondo la quale al compimento del 16° anno di età la bambina si sarebbe punta col fuso di un arcolaio e sarebbe morta. Analogamente, nella storia di Gesù abbiamo Erode, che vuole uccidere Gesù perché sente minacciato il suo potere, vede in pericolo il suo regno. Quindi Gesù, anche lui, corre un pericolo di vita. Nella favola poi, le tre buone fate a un certo punto prendono la principessina e se la portano con loro in un bosco per crescerla e farla vivere nascostamente per evitarle qualsiasi pericolo. Nella storia di Gesù abbiamo Gesù, Giuseppe e Maria che fuggono in Egitto per mettere Gesù al sicuro, al riparo dalle minacce di morte di Erode. Al 16° anno di età, nella favola, la principessa Aurora fa ritorno nel castello dei suoi genitori, dove però la fata malefica riesce a farle pungere un dito col fuso di un arcolaio e a farla morire. Ma in realtà la principessa non muore, si addormenta e verrà poi risvegliata dal bacio del principe che poi la sposerà. Nella storia di Gesù vediamo lui che ritorna a Gerusalemme, entra in Gerusalemme, lì viene ucciso, viene crocifisso, ma anche lui non muore perché dopo 3 giorni risorge. Quindi, come vediamo, le analogie fra questi due grandi racconti sono tante, sono incredibili. Si tratta di coincidenze? Io personalmente non credo, perché sappiamo tutti benissimo che le favole, queste storie, hanno tutte diversi significati nascosti, che probabilmente a livello cosciente neanche percepiamo o non percepiamo tutti, ma il nostro subconscio però li percepisce, riconosce in queste storie un valore nascosto e quindi ci spinge a tramandarle, a conservarle affinché non vadano perdute. Tutto questo si spiega col fatto che almeno di molti
degli autori di queste antiche storie, di queste favole, si sa che frequentarono ambienti e personaggi nei quali o attraverso i quali circolavano conoscenze, diciamo così, di confine. Quindi loro, servendosi della loro arte, avendo acquisito queste conoscenze, si sono impegnati a tramandarle ai posteri affinché non andassero perdute, sotto il velame dei versi strani, come disse Dante, cioè sotto forma di racconti fantastici, strani e così via. Quindi tutti questi personaggi, non soltanto quelli delle favole, ma anche personaggi più antichi, che sono stati autori di grandi opere letterarie, sono stati legati, per esempio, all'ordine dei Templari. Faccio un nome per tutti, Dante Alighieri, per esempio, o gli autori del ciclo bretone di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, Parsifal, Lohengrin, tutti furono legati in qualche modo all'ordine templare, che secondo quello che si dice era un contenitore anche di conoscenze particolari. Quindi questi autori a loro volta hanno voluto tramandare ai posteri queste conoscenze creando questi racconti epici, fantastici, eccetera. Ho cercato di documentarmi un po' su Charles Perrault, l'autore della Bella Addormentata, e quello che dicono di lui praticamente è che nacque in una famiglia alto borghese, quindi abbastanza benestante. Nacque a Parigi nel 1628 e morì a Parigi nel 1703, quindi visse all'epoca di Luigi XIV, il Re Sole. Suo padre era avvocato nel Parlamento di Parigi, mentre suo fratello era medico e architetto, e a lui si deve la facciata del Louvre di Parigi. Charles, a sua volta, ebbe un'istruzione di prim'ordine e in età matura ricoprì incarichi molto importanti in campo letterario. Non mi sorprenderebbe se anche lui abbia frequentato ambienti di un certo tipo, probabilmente massonici, perché proprio in quell'epoca la massoneria stava esplodendo e diffondendosi in tutto il mondo. Quindi anche lui probabilmente ha voluto tramandare delle conoscenze particolari. Infatti, Charles Perrault compose quella famosa raccolta di 11 fiabe chiamata I racconti di Mamma Oca, tra le quali ritroviamo La Bella Addormentata, appunto, ma in più anche Cenerentola, Pollicino, Il gatto con gli stivali, Barba Blu, Pelle d'asino e altre, queste tanto per citare le più conosciute. Quindi, come vediamo, anche quest'autore probabilmente ha avuto delle frequentazioni particolari che gli hanno dato certe conoscenze particolari che ha tramandato attraverso le sue favole. Quindi, cosa può significare la favola della Bella Addormentata? Io non lo so di preciso, anche se ho le mie teorie, però che ognuno di voi tragga le sue conclusioni e si crei le sue opinioni. A me interessava soprattutto far notare queste strabilianti somiglianze tra la favola della Bella Addormentata e la vita di Gesù. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Se così è, dacci il tuo mi piace, il tuo like e mandaci magari anche un commento. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale, così potrai essere sempre informato sui nuovi video che verranno pubblicati. Io ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento ai prossimi video.